affrontare il discorso relativo ai compressori centrifugi che abbiamo iniziato la settimana scorsa. Vediamo un attimo. Eravamo arrivati, abbiamo trovato una importante relazione che è quella che caratterizza proprio il funzionamento di queste macchine, la relazione che quindi lega, come si caratterizza il funzionamento? Si caratterizza legando le prestazioni principali che a questo tipo di macchina si possono richiedere, ovvero la portata elaborata e in generale il lavoro scambiato. Abbiamo visto che poi è possibile da questo, precisando alcune cose tipo la qualità del fluido utilizzato, le condizioni iniziali di questo fluido, è possibile passare da una rappresentazione di questo genere ad una dove in funzione della portata troviamo delle grandezze che ci sono più familiari, più di uso frequente quando uno ha idea, dice sì, voglio installare un compressore in un certo impianto. Generalmente non tanto pensa al lavoro scambiato fra fluido e macchina quanto all'effetto finale che questo compressore produce, ovvero in linea di massima un incremento della pressione del fluido rispetto al valore iniziale. Avevamo trovato per esempio per una certa geometria delle pale, le abbiamo chiamate backward lining, delle pale rivolte all'indietro, all'indietro rispetto al senso di rotazione, importante. Avevamo trovato anche questa configurazione, questo è l'andamento del lavoro che la girante trasferisce al fluido. Abbiamo visto che c'è una risultante delle di tutte le perdite che si verificano nel funzionamento reale della macchina, sottraendo membro a membro a parità di portata i valori letti sulle ordinate del lavoro scambiato, otteniamo una curva che grosso modo ha un andamento di questo genere, e questo rappresenta quindi quello che abbiamo chiamato carico politropico o prevalenza, ovvero l'energia incamerata dal fluido nel attraversare la macchina in termini di energia di prima specie, e quindi quella che appunto abbiamo detto spendibile per le applicazioni per le quali questa macchina deve essere utilizzata. Tra un attimo torneremo su questo concetto. Facciamo un piccolo passo indietro. Avevamo anche visto come il lavoro scambiato complessivamente, abbiamo visto, può avere un andamento di questo genere, quindi crescente con la portata, costante con la portata o decrescente come negli esempi che abbiamo fatto finora. Dipende appunto dalla forma, quindi sostanzialmente dall'angolo fra la U e la W con 2,
e quindi diciamo dopo rivediamo un attimo le figure, sostanzialmente diciamo fissato il senso di rotazione, appunto se la pala è piegata in questo modo, quindi con un'uscita fatta in questo modo, abbiamo visto che questa dava vita a un andamento decrescente del lavoro scambiato. Se la pala è perfettamente radiale come bordo di uscita, quindi diciamo una cosa fatta in questo modo, e avevamo un andamento costante, se la pala era con rivolta all'esterno, in avanti si fa, rispetto al senso di rotazione omega, avevamo questo tipo di andamento. E quindi quello che si osserva, è arrivato il momento di precisare, vi avevo soltanto detto per fare l'esempio, utilizziamo questa, infatti, questo andamento, ovvero ipotizziamo l'uso, una geometria con pale rivolte all'indietro, come si suol dire, rispetto al senso di rotazione. E precisiamo adesso un attimo, quindi, meglio, come mai, come dicevo, nella maggior parte dei casi questa è la geometria più utilizzata. Eppure insomma si vede, apparentemente si vede che fissato un certo valore di portata, si può vedere come a parità, queste sono tutte ottenute avendo fissato una velocità di rotazione, quindi a parità di velocità di rotazione, a parità di dimensioni della macchina, si vede che una certa portata può vedere trasferita una quantità di energia complessivamente al fluido che è diversa, ovvero, come dicevamo prima, a parità di questi parametri, la quantità di energia che io riesco a trasferire al fluido è più elevata in questo caso, nel caso delle pale rivolte in avanti, oppure dritte, rispetto al caso delle pale rivolte all'indietro. Quindi a prima vista sembrerebbe diciamo conveniente questo tipo di geometria, però appunto qui ci ricordiamo che stiamo parlando del lavoro complessivamente scambiato e quindi dell'energia che poi verrà incamerata dal fluido in generale. E quindi, come sapete, insomma, il fluido, parlando di un compressore, quindi che elabora una aeriforme, sostanzialmente incamera energia sotto forma di energia di pressione e in parte sotto forma di energia cinetica, diciamo l'energia potenziale gravitazionale nel caso di un gas, possiamo anche tralasciarla tranquillamente. Però abbiamo detto, nella maggior parte dei casi, quello che interessa a chi installa un compressore è l'incremento della pressione del fluido, e quindi, come sapete, a valle della girante è presente lo statore o diffusore, quindi una serie di condotti fissi di questo tipo, cioè dei condotti divergenti, all'interno del quale si effettua la trasformazione energia cinetica, energia in energia di pressione, chiaramente in dipendenza dal grado di reazione che è stato scelto per queste macchine. Abbiamo detto più di una volta
in generale per i compressori, salvo particolarissime applicazioni, il grado di reazione è sempre maggiore di zero, insomma non sono diffusi compressori ad azione così come invece le turbine di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. Abbiamo detto che R può essere abbastanza variabile, sono abbastanza diffusi compressori con R pari a 0,5, che vuol dire che nella girante il fluido riceve una metà dell'aliquota complessivamente trasferita sotto forma di energia già di pressione e un'altra metà sotto forma di energia cinetica. Quest'ultima verrà convertita ulteriormente in energia di pressione nei condotti fissi, appunto condotti divergenti di questo tipo. Questa cosa, appunto, che cosa comporta? Una cosa che della quale avevamo fatto un accenno relativamente alle nostre chiacchierate iniziali, quando abbiamo parlato, abbiamo introdotto il concetto di rendimento volumetrico, ma a parte quello possiamo introdurre oggi un'altra considerazione, sempre partendo dalla considerazione che in questo tipo di situazioni di efflusso, come avevamo già detto, il fluido è costretto a muoversi contro il gradiente di pressione, nel senso che si sposta da una sezione statorica iniziale a volume a una in uscita con 2, dove nella sezione di uscita ci sarà una pressione più elevata. Abbiamo detto che questo fisicamente comporta qualche difficoltà perché in maniera spontanea un fluido qualunque, un liquido o un gas, un qualunque fluido tenderebbe a muoversi da sezioni a pressione più elevata verso sezioni a pressione più basse. Questo è quello che avverrebbe spontaneamente se non ci fosse appunto la spesa energetica che viene effettuata all'interno della girante. Questo significa appunto che da un punto di vista volumetrico, se non si adottano accorgimenti tipo ad operare quel controdisco, quella sorta di piatto che avevamo visto, c'è il rischio di perdere una parte della portata che era stata elaborata, quindi aveva assorbito lavoro nel compressore e poi non viene inviata utilmente alla vandata. Ma e poi c'è un'altra difficoltà di cui accennavamo con qualche collega che me l'aveva chiesto, appunto che in questo caso appunto di efflusso in una direzione che va contraria rispetto al gradiente di pressione, quello che può capitare in prossimità delle pareti è un fenomeno di sorta di distacco della vena fluida, perché lungo le pareti dove chiaramente più si risente dell'azione dell'attrito fra fluido e parete stessa, evidentemente localmente ci possono essere delle cadute di pressione appunto relative a queste perdite di carico, per cui in pratica perdite per attrito, per cui quello che succede è che uno strato limite del fluido in corrispondenza delle pareti vada a staccarsi dalla parete, sente che qui la pressione è più alta rispetto alla sezione di monte e tende a rifluire all'indietro, andando quindi a chiaramente trova il fluido che sta arrivando dalla sezione di monte e quindi si crea un moto disordinato, un moto vorticoso in corrispondenza di questi
in corrispondenza di questi strati, quindi dello spessore di qualche millimetro, e che però appunto significa una sorta di dissipazione energetica, nel senso che se l'energia di pressione che aveva acquisita il fluido adesso la spende, insomma questi vortici sono sintomo di una spesa energetica, insomma il vortice non si crea, diciamo ancora una volta, gratuitamente dal punto di vista energetico. Poi alla fine rallenteranno per dissipazione di tipo viscoso e quindi un ulteriore degrado dell'energia da energia di prima specie ad energia di seconda specie, quindi si inducono delle perdite che vanno a penalizzare alla fine il rendimento complessivo della macchina. Chiaramente questo fenomeno è tanto più vistoso quanto maggiore è la decelerazione che deve subire il flusso all'interno di questo diffusore subsonico, ovvero se appunto lo scopo è trasformare l'energia cinetica in energia di pressione tramite appunto questa decelerazione, trasformando questa decelerazione che subisce il fluido in incremento dell'energia di pressione, è chiaro che l'incremento della pressione sarà più vistosa quanto più è forte la decelerazione che deve subire il fluido. E appunto quello che succede con queste tre configurazioni è proprio questo, che come abbiamo detto sostanzialmente, principalmente, salvo eccezioni di cui parleremo fra un attimo, il compito del compressore e quello che si richiede al compressore è un certo valore in questa pressione di mandata, e poco ci interessa l'energia cinetica residua. È chiaro che se io adotto questa geometria che comporta valori più elevati per l'energia cinetica in ingresso allo statore, e questo significa che appunto in questo diffusore la decelerazione dovrà essere più forte, più marcata, e quindi maggiori perdite e rendimenti più bassi. Quindi si preferisce un funzionamento, diciamo tra virgolette, più tranquillo del diffusore. Questa geometria consente appunto dei valori della velocità assoluta all'uscita dal rotore, quindi in ingresso allo statore, più contenuti, quindi una decelerazione minore. Questo fenomeno non sarà nullo, sarà presente, ma peserà di meno sulla efficienza complessiva della trasformazione, e quindi è possibile ottenere rendimenti più elevati. Okay. Questo è il motivo per cui appunto nella maggior parte dei casi proprio, diciamo, l'obiettivo è garantire un maggior rendimento e quindi ridurre questa decelerazione nello statore, e quindi ecco perché sono quasi sempre preferite quasi sempre preferita la geometria con le pale rivolte all'indietro. Fanno eccezione chiaramente alcuni casi, quelli in cui per esempio invece un certo residuo di energia cinetica all'uscita è desiderato. Questa è una particolare categoria di compressori, quelli dove appunto c'è bisogno di fluido con una certa velocità in uscita dalla macchina. È il caso per esempio classico
del ventilatore. Il ventilatore, non pensate soltanto a quelli micro apparecchietti che insomma, e comunque diciamo il concetto è quello, ma diciamo ventilatori industriali, insomma macchine destinate al ricambio dell'aria in alcune situazioni o per processi industriali in cui si richiede una portata d'aria appunto funzionale al processo industriale con una certa quindi velocità. E quindi questi si chiamano ventilatori o soffianti, si chiamano anche così il termine, dice lui, in cui appunto il ventilatore o la soffiante è un particolare compressore al quale normalmente appunto particolare perché gli si richiede, a differenza della stragrande maggioranza delle altre applicazioni, si richiede un modesto incremento della pressione in uscita e quanto invece un certo, un relativo incremento della velocità di uscita. Allora è chiaro che in quel caso, quindi questa decelerazione insomma spinta non serve, serve invece l'energia cinetica all'uscita, e allora è chiaro che nel caso dei ventilatori, per esempio questi compressori di bassa rapporto di compressione, la geometria con le pale rivolte in avanti viene appunto preferita e quindi utilizzata. Ultima considerazione sulle pale radiali, cosiddette puramente radiali o dritte, come abbiamo detto, che è un po' diversa, non è così di natura fluidodinamica, è più di natura meccanica, nel senso che quando questi compressori girano a velocità elevate, le forze centrifughe sulla punta, all'apice della pala, quindi nella zona più lontana rispetto all'asse di rotazione, chiaramente crescono sia con la distanza dall'asse di rotazione sia chiaramente con la velocità di rotazione. Se la pala è piegata all'indietro o in avanti, praticamente questo induce una certa fragilità, che okay? Insomma invita a fare momento rispetto al braccio, insomma, che è al braccio in questo caso della girante, e quindi sono più fragili appunto, e quindi che potrebbero compromettere l'affidabilità. Quindi per compressori molto veloci ci sono alcune applicazioni, alcuni compressori industriali di particolare categoria, e quelle velocità di rotazione sono elevate, bisogna garantire affidabilità, viene scelta la pala puramente radiale. Un'altra che noi insomma abbiamo, non ci avete fatto caso a suo tempo, però ve l'ho anche mostrato, insomma un'applicazione per noi abbastanza familiare rispetto a quelli di fra, sono le piccole macchine, in particolare il piccolo compressore che fa parte del gruppo di sovralimentazione dei motori a combustione interna. Non so se ve lo ricordate, vedete, insomma, quelli hanno proprio dimensioni di questo ordine di grandezza, che crescono un pochino se passiamo dal motore di un'automobile al motore di un camion, cioè, ma comunque sempre lì siamo. Quindi sono macchine molto piccole per motivi che adesso non è il caso di andare a vedere, ma molto veloci, nel senso che hanno velocità di rotazione che tranquillamente raggiungono i 100.000 giri al minuto, e ci sono applicazioni dove questa velocità sale anche a sfiorare i 200.000 giri al minuto, e quindi anche se sono piccole dimensioni, a quel regimi, a quelle velocità, le sollecitazioni dinamiche sulle pale sono abbastanza
sostenute, e quindi per questo motivo, ancora una volta, per una questione di affidabilità, si preferisce la soluzione delle pale radiali in modo da migliorare la robustezza e quindi l'affidabilità di queste macchine. Ok? Quindi questo perché un attimo, l'altra volta avevamo lasciato in sospeso, avevamo visto, studiando i triangoli di velocità in uscita, avevamo visto che a seconda della geometria della pala avremmo avuto questi tre andamenti. Non avevamo approfondito, diciamo, poi i criteri con i quali andare a preferire una soluzione piuttosto che una. E quindi, insomma, questo è un po' lo scenario. Quindi, salvo in queste applicazioni di ventilatori e soffianti che prediligono le pale rivolte in avanti, compressori di, qui si richiede grossa affidabilità, molto veloci con elevate velocità di rotazione, che quindi per questioni di robustezza prediligono le pale dritte o radiali, perfettamente radiali, e dicevamo nella maggior parte dei casi, per tutti gli altri casi, diciamo, viene adottata la configurazione con pala rivolta all'indietro, la cui curva caratteristica del lavoro complessivamente scambiato tra macchina e fluido è rappresentato da questa seminetta decrescente, per ogni valore della velocità di rotazione. Tra un po' torneremo sul fatto che c'è un altro piccolo vantaggio da, appunto, quando è possibile, derivante dall'adozione della geometria con pala rivolta all'indietro, così come, come dicevate. Ok, domande, osservazioni? Veniamo a un altro concetto fondamentale, appunto, quando si tratta di inserire, quindi provvedere alla scelta del compressore giusto da inserire in un impianto, in un certo circuito. Se immaginiamo quindi di avere un compressore che preleva un fluido alla pressione P con 1 e lo restituisce alla pressione P con 2, e supponiamo che appunto ci sia tutto un circuito, per esempio la cosa classica, supponiamo che una cosa non classica, una cosa piuttosto banale da fare come esempio, immaginiamo che debba andare a riempire un serbatoio, una bombola, no? Classicamente, per la quale una valvola, per la quale è richiesta una pressione di stoccaggio, diciamo così, giusto per fare un esempio, pari a P segnato.
È chiaro che se P2 fosse proprio pari a P segnato, praticamente questo compressore non riuscirebbe a produrre, ancora una volta lo chiamiamo effetto utile. Qual è in questo caso il nostro effetto utile? Quello di far entrare una certa portata Q di fluido qua dentro e accumularlo alla pressione disegnato. Dicevamo, se la pressione di mandata del compressore fosse esattamente pari a questa disegnato, noi non riusciremmo a conseguire questo risultato, per il motivo che potete dire facilmente che lungo il circuito che io qui ho fatto per questioni evidentemente di lavagna eccetera, ho schematizzato in questo modo, ma dovete pensare alla generalità dei casi in cui appunto può capitare che, come molto spesso accade, che fra la macchina che per motivi logistici viene montata in una certa posizione e ho fatto l'esempio del serbatoio in pressione perché così è più intuibile, più volte abbiamo fatto l'esempio dei canali di ventilazione degli impianti di climatizzazione, insomma quello che per noi è l'utilizzatore della nostra macchina. In generale, appunto, vedi l'esempio che abbiamo fatto più volte dell'impianto di aria climatizzata di questa facoltà, l'utilizzatore può stare a centinaia di metri di distanza dalla macchina, centinaia di metri che vengono coperti da condotti che necessariamente dovranno seguire percorsi lunghi, ma non solo, ma anche spesso è plausibile che ciò accada, anche piuttosto tortuosi, cioè con una serie di deviazioni, di variazioni di sezione, eccetera, e che portano poi finalmente il fluido all'utilizzatore. Tutto questo per dire appunto che dalla sezione di uscita del compressore fino all'utilizzatore, in questo percorso ci saranno sicuramente delle perdite cosiddette di carico, come ormai siamo abituati a chiamarle, cioè perdite di energie cadute. Di energia di pressione, che corrispondono appunto a quella spesa energetica che il fluido deve far fronte per vincere quegli ostacoli, quelle resistenze al moto che vengono appunto ad incontrarsi quando un fluido reale, un fluido viscoso, incontra nel muoversi all'interno di condotti reali. E quindi, come al solito, la somma di tutte le perdite, quelle distribuite e quelle concentrate, appunto, per esempio se in caso di presenza di valvole, in caso di presenza di elementi particolari, o anche, come abbiamo detto più volte, ogni volta che c'è una variazione di direzione o una variazione di sezione del condotto. E quindi è chiaro che la pressione del gas in ingresso al nostro quando arriva a quello che genericamente è l'utilizzatore, sarà evidentemente P2 di mandata meno tutte le perdite di cui stiamo parlando, quindi sia quelle distribuite sia quelle
sia quelle concentrate. Okay. E quindi è chiaro che diciamo, di questo si deve tener conto, diciamo, sempre sono praticamente trascurabili il numero di casi in cui queste perdite a loro volta siano trascurabili. Quindi il progettista dell'impianto, del sistema, quello a cui è stato dato l'incarico di produrre questo effetto utile, e quindi che cosa fa, che cosa deve fare? Deve andare a scegliere il compressore giusto, quindi andare su quelle mappe che abbiamo visto, che ogni costruttore fornisce delle mappe con queste che sono le curve caratteristiche delle macchine che egli produce, e andare a scegliere quindi la macchina adatta per quel tipo di impianto. Questo significa appunto andare a capire come è fatto, quali sono le richieste, le esigenze dal punto di vista energetico dell'impianto. Quindi se ci mettiamo in un piano di cui abbiamo discusso, se non ci sono dubbi non ripeterei il discorso, come si passa dal piano L al piano L beta o L P con 2, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, l'abbiamo appena richiamato anche stamattina, se non ci sono dubbi non ripeterei questa faccenda. E allora qual è il discorso? Il discorso è appunto che quindi rispondere all'esigenza dell'utilizzatore significa appunto soddisfare queste due richieste, ovvero far giungere all'utilizzatore la portata desiderata e con quelle caratteristiche di pressione sostanzialmente che quel tipo di applicazione richiede. Nell'esempio semplice che stavamo facendo di riempire questo serbatoio ad una pressione di stoccaggio pari a P segnato, è chiaro che l'effetto utile è ottenere questo valore di P segnato, diciamo sicuramente per una portata di progetto che l'utilizzatore richiede, ok? Ma è chiaro anche che se, come quasi sempre nella totalità dei casi accade, se l'utilizzatore a un certo punto richiede un po' di portata in meno o al limite, entro certi limiti, un po' di portata in più, cioè comunque una certa variazione, una certa flessibilità a questa portata, è chiaro che questo effetto utile deve essere garantito qualunque sia il valore di questa portata richiesta, nel senso che se a un certo punto non servono tanti metri cubi al minuto o al secondo, come vogliamo, ma ne servono qualcuno in meno, non per questo, diciamo, la pressione che richiede l'utilizzatore possa abbassarsi, si può abbassare. E quindi questo è il significato di questo, della prevalenza, in questo caso della pressione utile, riportata in questo diagramma come una parallela rispetto all'asse delle ascisse, proprio a indicare che il valore utile della pressione deve essere garantito per tutti i valori di portata che l'utente può richiedere. Ok, dopodiché
quindi tenendo conto di come è fatto, cioè il progettista del sistema non può prescindere dalla conoscenza, quindi che significa dal progetto, dal disegno, dell'impianto stesso, del circuito stesso, cioè non è che può andare a scegliere il compressore, cioè, mi serve questa pressione e questa portata, scegli il compressore, sì, ma dove lo devi mettere? Cioè è fondamentale sapere quel compressore in che impianto va inserito, perché appunto dalla conoscenza precisa del circuito il progettista dell'impianto dovrà farsi questi calcoli, che chiaramente non sono cose che qualcuno gli fa trovare belle pronte, preconfezionate. Queste grandezze di cui vi stiamo parlando e che diciamo tante volte e velocemente, chiaramente fanno parte del lavoro del progettista dell'impianto, che dovrà andare a calcolarsi con una discreta precisione, o con, meglio dire, con buona precisione, tutte le perdite di carico distribuite, tutte quelle concentrate, e farne la somma. E quindi è chiaro che per fare questo deve conoscere in dettaglio, deve conoscere i dettagli della geometria dell'impianto stesso. Ok? Ciò fatto, appunto, ci ricordiamo quindi che una volta che questo impianto è stato realizzato in qualche modo, quindi con certi materiali costruttivi, e materiali costruttivi significa anche tecnica costruttiva e quindi la rugosità superficiale interna dei condotti, saprà appunto come è fatto, quante deviazioni ci sono, se ci sono valvole di intercettazione lungo il percorso, filtri e quant'altro, insomma tutte possibili cause di queste perdite concentrate, ok? E una volta fissate queste condizioni, è chiaro che il risultato, questo risultato, ripeto, dopo aver fissato tutte queste condizioni, materiale, lunghezza, dimensioni, oggetti vari che si possono trovare, insomma, quindi dopo aver fissato tutta la geometria e le caratteristiche dell'impianto, è chiaro che queste perdite saranno funzione della velocità assoluta, della velocità del fluido all'interno di quei condotti, in particolare saranno funzione del quadrato della velocità e quindi saranno funzione del... Se abbiamo detto che la portata, io devo assicurare questa pressione utile per tutti i valori di portata che l'utente vuole richiedere, ci dobbiamo porre il problema di come variano queste perdite in funzione della portata, e l'andamento appunto è quello della dipendenza parabolica dalla velocità e quindi dalla portata stessa. Quindi diciamo, come abbiamo visto anche quando abbiamo costruito questa curva, questa era la risultante di due curve, una relativa alle perdite di carico di cui stiamo parlando, e poi c'erano le perdite che abbiamo chiamato di incidenza, ricordate? Però analogamente, come abbiamo fatto per le perdite, per una di quelle due curve, lì, quindi in questo caso, quando abbiamo costruito qui, attenzione, in questo caso parlavamo della macchina, tutte queste erano perdite all'interno della macchina, relative alla macchina, perdite che di fatto l'ingegnere che sta progettando l'impianto in cui andare a montare un compressore che è stato realizzato e costruito da altri, non può conoscere, ok? Può conoscere il rapporto fra H
ed L, e che è il rendimento complessivo del compressore, e di questo tiene conto per farsi i suoi calcoli. Adesso stiamo parlando della stessa tipologia di perdita, però assolutamente non facciamo confusione, adesso siamo usciti dal compressore, non riguarda più la macchina, riguardano l'impianto, e quindi proprio da un punto di vista di logica ci spostiamo su un altro piano, nel senso che, come ho detto un attimo fa, queste perdite erano caratteristiche della macchina e quindi le conosce il costruttore della macchina, l'ingegnere che ha il compito di andare a scegliere una macchina da montare in un certo impianto non le può conoscere, si deve affidare ai dati che il costruttore gli fornisce. Adesso il discorso è esattamente, si ribalta completamente, nel senso che il costruttore non può sapere quella macchina che ha costruito in quale impianto andrà ad essere montata, e quindi a questo punto è, adesso sì, è compito dell'ingegnere che sta facendo questo lavoro andare a farsi questo calcolo, e il risultato sarà appunto caso per caso una curva complessiva delle perdite totali di questo tipo, cioè con un andamento parabolico in funzione della portata. Chiaramente la tendenza, appunto, gli andamenti dipenderanno da tutti quei parametri costruttivi che abbiamo detto prima. Però quindi un certo impianto avendo una curva di questo genere, un impianto dove ci sono coefficienti di attrito superficiali più elevati, perdite di carico concentrate maggiori, sarà più lungo, eccetera, magari avremo un andamento fatto in questo modo, e viceversa se ho una tubazione tutto sommato corta, rettilinea, eccetera, le perdite potrebbero essere in questo genere qua. Ok? Però gli andamenti sarebbero sempre questi. Evitare, no, perché adesso ci serve. Scegliamone una, per esempio questa. Questa appunto rappresenta l'andamento delle perdite dell'energia, si chiama appunto curva caratteristica esterna, di solito si adopera questo aggettivo. Esterna a che cosa? Esterna alla macchina, e quindi praticamente sono le curve caratteristiche dell'impianto, del circuito dove quella macchina andrà montata. E quindi è chiaro che per ogni portata di cui l'utente avrà bisogno, per esempio questa portata qui, è chiaro che risolvere il problema, cioè per soddisfare questa esigenza, quindi con questa portata l'utente richiede come effetto utile che possa avere a disposizione la pressione P segnato. Quindi se io voglio sapere il compressore che caratteristica deve avere affinché in termini di pressione di mandata, affinché l'utente veda la portata segnata arrivare appunto a lui utente, con la pressione richiesta, desiderata, P segnata, è chiaro che la pressione di mandata dovrà essere la somma algebrica del valore utile e delle perdite. Quindi dovrei andare a prendere questo segmento, aggiungerlo a quest'altro e ottenere, diciamo, leggerei qui sulle ordinate il valore della pressione di mandata che effettivamente il compressore mi deve garantire per quella particolare portata. In generale, come abbiamo detto, se vogliamo riportare tutto come è bene fare in funzione di Q, cioè della portata che può variare entro certi limiti,
ci conviene non fare altro che prendere questa curva e traslarla materialmente, andarla a farla traslare in senso verticale, cioè facendola partire dal valore della P utile, okay? della nostra P segnata, in modo tale da avere un andamento di questo genere, e così appunto facciamo finta che questa è stata ottenuta per pura traslazione. E quindi quello che dicevo, la pressione P con 2, la pressione di mandata che quel compressore deve garantire in funzione delle diverse portate che può erogare, sarà appunto questo valore in corrispondenza di questa portata, in corrispondenza di quest'altra portata il valore sarà questo, e via. E via discorrendo. Ok? Questo è quello che gli si richiede. Quindi è chiaro che il compressore deve essere in grado di fare questo, ok? Come sua capacità deve essere in grado di fornire. Noi stiamo ragionando all'inverso, cioè abbiamo detto questo è il nostro effetto utile, quello che dobbiamo realizzare. Qual è la caratteristica che deve avere il compressore? Quindi questo è il modo di ragionare se io devo andare a individuare la macchina giusta da inserire nel mio impianto, in quello che io ho disegnato, che io sto realizzando per soddisfare le esigenze dell'utilizzatore. Ok? E quindi devo a questo punto, diciamo, il compressore deve essere in grado di darmi, almeno in corrispondenza della portata nominale, della portata di progetto, mi deve dare appunto un valore di pressione che leggo su questa curva caratteristica esterna riportata in questo modo. E quindi appunto i compressori appunto hanno le loro curve caratteristiche interne che sono, abbiamo visto, di questo tipo. Per esempio si possono ottenere al crescere della velocità di rotazione per ogni famiglia di compressori, e appunto per esempio vedo che il compressore la cui caratteristica interna sia questa, non tanto, non fa al caso nostro, vado a scegliere un compressore che sia in grado effettivamente di darmi una curva caratteristica interna di questo tipo, e vediamo un po', no? Questa è la caratteristica interna del compressore, questa è la caratteristica esterna, ovvero dell'impianto. È chiaro che il punto, si chiama proprio così, effettivo di funzionamento di quella macchina inserita in questo impianto sarà l'intersezione delle due curve, cioè della caratteristica interna del compressore e della caratteristica esterna del circuito. Perché l'intersezione? Perché appunto è l'unico punto possibile in cui si bilanciano le capacità, le possibilità di lavorare della macchina con quelle che sono le esigenze dell'utilizzatore vero e proprio. E quindi questo significa appunto che in questo caso, quindi se questa è appunto la portata nominale di progetto, ecco che dovremmo trovare un compressore che appunto abbia questa caratteristica interna, perché appunto con questa caratteristica interna vediamo che quel compressore è in grado di darmi una pressione di mandata
è pari a P2 segnato. Questa pressione di mandata mi serve per vincere tutte le perdite che ci sono nel mio impianto e per dare all'utilizzatore la pressione utile che lui aveva richiesto. Ok? Questo è il modo di procedere poi reale quando ci si pone il problema di scegliere una macchina, in questo caso un compressore, che sia in grado di svolgere un certo compito, il compito che gli richiede quell'utilizzatore. Okay? Punto effettivo di funzionamento di quel compressore, quell'impianto, è dato da questa intersezione della caratteristica interna della macchina con la caratteristica esterna del circuito. Dubbi? Perplessità? Curiosità? Chiaro? Abbiamo 2 minuti.